giorno mi faceva piacere fare un saluto ai giornalisti con i quali da ormai quasi 6 anni abbiamo l'abitudine di incontrarci, di conoscerci e quindi da parte mia apprezzare le vostre qualità professionali, umane, e diciamo si è creato anche un rapporto chiaramente che mi auguro vada oltre la professione, eccetera. Quindi un augurio sincero a voi e alle vostre famiglie che possiamo insieme raccontare Napoli nel miglior modo possibile. Mi spiace che questa giornata viene dopo, diciamo, 2 duri comunicati che mi sono stati, diciamo, fatti dall'ordine dei giornalisti e dal sindacato. Io ci tengo a cogliere l'occasione affinché voi sappiate con precisione qual è il mio pensiero. Una statistica poi vorrei che un giorno qualcuno me la portasse, di quanti politici che governano hanno mai espresso un livello di dichiarazioni di solidarietà ai giornalisti sul tema della libertà, autonomia e indipendenza di informazione. Vi invito ad andarvi a vedere le mie dichiarazioni quando facevo il magistrato, il parlamentare europeo e adesso il sindaco. In 6 anni di amministrazione comunale certamente non ho mai chiamato un direttore o un capo redattore per lamentarmi di articoli, certe volte, ahimè, anche profondamente ingiuriosi nei miei confronti o comunque totalmente falsi. In 6 anni credo di non aver mai detto a un giornalista di filtrare le domande o di venire in conferenza stampa e non fare determinate domande. Credo di non aver mai mandato a quel paese nessun giornalista, anche qualche volta magari, mai volendo rimandare a quel paese, ma essendo profondamente deluso da alcune cose scritte. Chiedo a voi di farmi sapere se esiste ancora il diritto, però non lo dovete dire oggi perché sono gli auguri, anche di poter replicare se uno qualche volta legge delle cose che sono completamente false, perché se in questo paese ognuno può essere criticato, il magistrato, il politico, il sindaco, il notaio, l'avvocato, ovviamente il cittadino qualsiasi, credo che dobbiamo essere corretti e pensare che anche chi ogni giorno viene giustamente vivisezionato possa avere il diritto di replica. Non posso credere che i giornalisti pensino che uno debba dire metta capa vostra, metta capa mi sotto i piedi vostri e fate quello che volete, perché non credo che appartiene alla storia del giornalismo italiano. Né penso che qualcuno si possa sentire offeso se uno può fare una battuta o essere un po' ironico quando si continuano a leggere quotidianamente cose assolutamente prive di fondamento. Siccome non ho mai messo in discussione la professionalità delle persone, perché se dovessi leggere continuamente cose false, e io che devo pensare? Non c'è professionalità e non lo voglio pensare. C'è malafede? Consentitemelo, spero fino all'ultimo di non volerlo pensare. Penso che è stato un errore. Posso dire che quelle notizie non sono vere? Allora, come lo vogliamo instaurare? Siccome il presidente Lucarelli mi invita a un corretto rapporto civile per il 2017, mi conoscete, dico magari cose che voi non condividete, ma sono una persona civile, non ho mai mancato di rispetto a nessuno di voi, mai mancherò di rispetto a nessuno di voi, però sono un uomo libero. Ho criticato i magistrati quando facevo il magistrato, critico me stesso quando vivo, perché faccio un'autocritica continua, critico i miei collaboratori, consentite, non vi sentite lesi, è inutile fare documenti di solidarietà, perché credo che non fanno onore. Uno si può chiarire a 4 occhi, si può criticare, si possono fare i fondi dei giornali, ma io l'ho visto come un momento di difficoltà di una categoria che io apprezzo molto, perché a me non mi ha colpito, mi ha semplicemente fatto riflettere sul fatto che io nel 2017 continuerò a comportarmi esattamente come mi sono comportato nel 2016 con voi, non cambierà nulla, perché ho imparato a apprezzarvi, a stimarvi, con alcuni di voi anche a creare un rapporto, se me lo consentite, di affetto che va molto al di là della professione. Certe volte voi non avete sicuramente condiviso alcune mie cose, io certe volte non ho condiviso alcune cose vostre, ma non cambia assolutamente per me il rapporto con voi nel 2017, ma non cambierò nemmeno io. Io se leggerò una cosa che è ingiusta, userò le armi della democrazia, cioè quello di poter parlare. Certe volte potrò usare l'ironia se sto più in forma, qualche volta posso usare, come dire, una faccia più stanca se non sono in forma, però credo che bisogna accettare il diritto di replica. Un paese democratico non deve avere paura della controreplica. Quindi io auguro al mondo della stampa veramente
una grande voglia di contribuire alla crescita di questa città, vi chiedo di criticarci senza sconti quando facciamo delle cose che meritiamo critiche, vi chiedo di raccontare Napoli per come la vedete, perché la vivete come me, quindi nelle cose belle, brutte, per la Napoli che è per quanto mi riguarda quello che è successo ieri è superato, come dire, si è ritenuto di fare due documenti contro Luigi De Magistris e contro il sindaco di Napoli. Vi chiedo anche un'altra cosa, se qualcuno volesse fare altri documenti indirizzateli a Luigi De Magistris, non li indirizzate a collaboratori anonimi, perché io sono un uomo abituato che se si fa una cosa bella il merito è della squadra, se si fa una cosa sbagliata la responsabilità è del sindaco, quindi se dovesse arrivare un altro comunicato domani mattina vi chiedo di indirizzarlo al sindaco di Napoli, che non si fa influenzare da nessuno, che è una persona che ha la testa che ragiona, non ho bisogno di farmi condizionare da nessuno e quindi non interpretiamo diversamente le cose, perché io l'articolo del giornale ieri l'avevo letto molto bene e nessuno me l'aveva spiegato in modo sbagliato, quindi se ve la dovete prendere con qualcuno non va pigliato con me, ma annunziato, che tra l'altro è un giornalista al quale ti dovrebbero fare un comunicato di solidarietà, però te lo faccio io a nome del mondo della stampa. Viva Mimmo Annunziato, che chiudo dicendo che si piglia più cazziato Mimmo Annunziato di tutti i collaboratori presenti, in questo caso diciamo lo difendo perché non ha nessuna responsabilità, e veramente auguri di cuore per me, caso chiuso, affetto, stima e rispetto che continuerà in tutto il 2017, anzi anche per il prossimo. Buon anno a tutti voi, grazie.